sei contributi che ovviamente non avevamo dubbi, ma diciamo si intersecano, si intrecciano veramente con la nostra agenda di lavoro di questo mandato associativo. Tanto invece sottolineato tutti nei vostri interventi, per noi questo percorso che abbiamo iniziato con Marco Celi, proprio di conoscenza e formazione, e lo abbiamo proprio voluto far partire così, rispetto anche ad altre esperienze di organismi, diciamo, del nostro mondo, anche diciamo sportivo, del terzo settore, la dico molto, come dire, banalmente, mi scuserete, con un'attenzione all'Europa, come dire, primo ambito, i finanziamenti, ovviamente, come dire, è il reperimento di risorse sempre più un ambito di attenzione doveroso per un'organizzazione come la nostra, ma il primo proprio percorso è quello che un po', dire, in maniera molto, molto chiara evidenziava Pietro prima rispetto alla conoscenza. E, su ambiti che diciamo sono priorità per il nostro lavoro di questo quadriennio 2017, diciamo 2020, andremo al congresso nella primavera del 2021. Attività in senso complessivo, progettazione, rapporto ovviamente con le nostre basi associative, ecco, aggiungo qualche numero diciamo di consistenza organizzativa, un tesseramento chiuso al 31 agosto, abbiamo diciamo esercizio sociale l'anno sportivo, quindi 1 settembre e 31 agosto, abbiamo superato le 16.000 associazioni società sportive, 1.300.000 associati, una consistenza, una presenza sul territorio di 140 fra comitati territoriali regionali, e poi interventi attraverso ambiti appunto dei nostri settori nazionali di attività e le nostre politiche. Quindi parlavo di priorità, attività, progettazione, rapporto quindi con le associazioni sportive e ovviamente il tema della sostenibilità in ambiti che appunto sono evidenziate anche nella nostra struttura nazionale di interventi sulle politiche, un ambito trasversale legato al terzo settore, politiche ambientali, educative, di genere e diritti, internazionali, salute e inclusione, impiantistica e beni comuni, proprio con un'attenzione sia ovviamente a tutta l'esigenza di anche dal punto di vista proprio della sostenibilità non solo economica, ma pensiamo all'efficientamento energetico o quant'altro, sugli impianti tradizionali, ma con una grande attenzione a tutti quei temi che tratteggiava all'inizio il Presidente Palmieri rispetto anche a impianti destrutturati, con tutta una attenzione dei nostri comitati. Un percorso importante, lo sintetizzava prima in apertura il nostro Presidente Vincenzo, un momento particolare, quindi fra modifiche normative del terzo settore che abbiamo vissuto appunto nel rapporto soprattutto col forum del terzo settore come protagonisti, come attori, diciamo fra gli attori principali, in un momento in cui anche il sistema dell'ordinamento sportivo, per ora potremmo dire più che altro del Comitato Olimpico, è sotto riforma diciamo normativa, quindi legge delega e ospitiamo, come dire, ci attendiamo ecco molto in senso positivo dai prossimi decreti attuativi. Però un momento in cui le organizzazioni sportive in Italia vivono ecco queste trasformazioni con molta preoccupazione, ma soprattutto la stragrande maggioranza degli organismi sportivi, pensiamo agli enti di promozione sportiva, vivono questo momento più che altro come criticità, sino ad arrivare a pensare che, come dire, il sistema sportivo possa continuare a vivere diciamo quello che ha vissuto nei 70 anni precedenti di gestione del Comitato Olimpico al di fuori del terzo settore. Guardo soprattutto Pietro che conosce bene la situazione, alcune criticità ci sono e, come dire, abbiamo lavorato, continueremo a lavorare appunto nel rapporto con il forum del terzo settore, ma anche con col governo, con le forze parlamentari per migliorare, pensiamo soprattutto ai decreti attuativi della riforma del terzo settore, però ecco, cioè, da parte nostra una rivendicazione forte che lo sport è sociale, quindi quella e per noi è una e accentata e la sottolineiamo, non perdiamo occasione di sottolinearla. E questo diventa appunto per noi estremamente importante proprio nel rapporto con la dimensione europea. Questi giorni appunto di
visita studio, la commissione, l'appuntamento soprattutto di oggi, pare che mettano in evidenza questo, per noi dirigenti nazionali, ma soprattutto dirigenti rappresentanti del territorio che tornano a casa e che devono continuare, anzi, come dire, implementare i rapporti anche con gli enti locali a partire dalle regioni. Oltretutto, sul link che possiamo avere, che abbiamo quotidianamente nelle nostre attività con gli obiettivi dell'Agenda 2030, dati che poi troveremo nell'aggiornamento del rapporto nazionale del Forum Terzo Settore, il lavoro che abbiamo fatto quest'estate per rispondere, all'aggiornamento della mappatura ci vede protagonisti attivi sull'intera rete associativa nazionale in ben 11 dei 17 obiettivi. Con alcune esperienze territoriali, come dire, andremo anche oltre quegli 11 obiettivi. Quindi è un'attenzione assolutamente importante. Ancora un paio di considerazioni perché veramente gli stimoli sarebbero veramente, sono veramente tanti. Collegandomi proprio alla vostra, come dire, disponibilità che tutti e tre avete manifestato, di cui ovviamente vi ringraziamo nuovamente. Ieri in una delle presentazioni di un rappresentante se non ricordo male, della Direzione Generale della Commissione Occupazione e Affari Sociali, in questa sua illustrazione molto, come dire, ampia, con un esame di dati molto importanti rispetto alla situazione anche del nostro paese, c'è anche un dettaglio per alcuni indici delle nostre regioni sul tema poi, di come la Commissione lavora, da quali indici parte per arrivare a ragionare sui programmi del Fondo Sociale Europeo. Abbiamo esaminato tutti gli indici legati alla deprivazione materiale. Qua guardo Marco che magari mi corregge se non ricordo bene, non ricordassi bene. Tra gli indici che, se non ricordo male, sono del 2010, quindi sul periodo 2010-2020, c'erano alcuni indici che noi, come dire, valutavamo forse un po' come superati, il fatto di possedere o meno, per esempio, un telefono. Ci chiedevamo subito con Vincenzo, con Tore, con Marco, quanto, ecco, questa nuova attenzione sul tema dello sport trasversale, che oggi è ancora appunto al CESE esce con forza, possa esserci, ecco, un'attenzione anche diversa, proprio anche, come dire, andare a prevedere il fatto di accedere o meno alla pratica sportiva come un indice appunto di deprivazione e quindi con un'attenzione ancora maggiore che si possa portare all'interno della filiera appunto decisionale dell'Unione Europea, della Commissione su questo. Chiudo con un altro punto per noi assolutamente di interesse, che se vogliamo è collegato anche ad aspetti che mettevate in evidenza sul tema del superamento, del rischio del superamento dei corpi intermedi, per noi legato anche a tutto il tema dell'informatizzazione e della digitalizzazione. Siamo un'associazione nazionale con quei numeri che dicevo prima, che da ormai 12 anni gestisce il rapporto con i propri associati con una piattaforma informatica per l'emissione del tesseramento. Però continuiamo ad avere il rapporto con i nostri associati, quindi ovviamente non solo all'interno delle associazioni sportive, ma nei nostri comitati territoriali, nelle nostre sedi aperte, che non sono solo appunto ovviamente ambiti di, anche seppur importanti, di erogazioni di servizi, pensiamo anche ai temi squisitamente consulenziali, amministrativi, ma sono appunto sedi in cui incontriamo i nostri associati, in cui discutiamo con i nostri dirigenti dei settori di attività, in cui ovviamente teniamo i nostri anche percorsi democratici, le nostre riunioni. C'è un tema sempre più spinto invece di alcuni organismi che ormai, per esempio, alcuni anche enti di promozione sportiva erogano, uso questo verbo, tesseramento e affiliazione esclusivamente con una applicazione informatica. Quindi ecco, c'è tutto questo tema su cui noi stiamo lavorando, ovviamente rispondendo anche alle normative sempre più stringenti dal punto di vista della lettura dei dati, della trasmissione delle attività organizzate al Comitato Olimpico, non solo,
pensiamo ora a quello che sarà il registro unico anche del terzo settore, però ecco, questo è un ambito che ci interessa molto, però, come Sì, dire, ci sono. su questo punto ecco, di attenzione. E chiudo per darvi ecco, un ulteriore elemento di lavoro dell'associazione esatto in questi mesi, quindi a partire dalla pubblicazione recente delle linee guida sul bilancio sociale e sulle linee guida sulla valutazione di impatto sociale. Abbiamo avviato un percorso che tra l'altro ci vedeva già con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che ha lavorato con noi sulla redazione del nuovo statuto, del nuovo regolamento nazionale, quindi affrontare anche questo percorso che non vogliamo però affrontare rispetto solo al tema dell'obbligatorietà legata ai volumi di bilancio, come sappiamo l'obbligo sarà per gli organismi che hanno un bilancio, diciamo, un volume di ricavi superiore a 1 milione di euro. In questa situazione noi abbiamo circa, oltre a livello nazionale, circa 12-13 comitati, ma vogliamo ovviamente esportare questo modello, questa buona pratica, quantomeno su tutti i comitati regionali, chiudendo sulle questioni più, diciamo, di natura proprio economico-finanziaria di bilancio, con un consolidato ormai di WISP, quindi di tutti i 140 comitati, che ormai supera gli 80 milioni di euro. Quindi con ecco, una grande attenzione doverosa da parte nostra sui temi quindi della sostenibilità anche economica, ma anche della corretta gestione amministrativa. Bene, una domandina faccio io. In percentuale quanti pubblici e quanti privati? Più o meno. Ti ringrazio Pietro per questa domanda, risponderebbe cioè Vincenzo me l'ha fatta a me, no, e questo veramente è un punto per noi di grande attenzione, ma è un punto di grande attenzione proprio nel rapporto con il pubblico a partire dal Comitato Olimpico, perché noi siamo, lo diciamo con orgoglio, oggi l'organismo sportivo del terzo settore che rispetto alla contribuzione pubblica ha la minor, come dire, minor rapporto percentuale, cioè noi di fatto abbiamo veramente pochi punti di percentuale che vanno a definire quelle che sono le entrate da contributi pubblici a partire dal contributo del Comitato Olimpico. Tra l'altro sono dati quelli del contributo anche pubblico CONI, che ogni anno il CONI presenta all'interno dei propri bilanci. E poi rimangono, come dire, rimangono lì, pochissimi li leggono, però sarebbe un dato, come Sarebbe dire, molto molto, molto interessante. interessante, molto, molto importante. 2,5. Fino ad arrivare al 37-38, che è l'ultimo intervento, se noi siamo qui, incide per il 2,5, l'ammontare degli 80 milioni. 36-37%. Allora, poi il privato mi dice... Dopo i privati ci sono con la tabella del bilancio, ti informeremo Pietro che ci sono delle cose, vabbè, l'avremo modo. Bene.